durante la Seconda Guerra Mondiale, una storia a lieto fine che ci racconta Federica De Vizia. In questa casa poco fa è nato un bambino. È stato un parto molto difficile. Vi prego di essere umani, non prendete generi alimentari e non incendiate la casa. Questo è quello che è scritto in questo biglietto rilasciato dal medico tedesco, che si raccomandava ai suoi di non fare atti di rappresaglia e di essere umani. Da questa lettera Francesco decide di affidare la ricerca del soldato che lo aveva salvato allo scrittore Matteo Incerti. Mi metto alla caccia, contatto l'archivio tedesco a Berlino e nell'ottobre 2011 mi giunge una lettera. Ho ritrovato questo soldato, purtroppo morto l'anno precedente, ma il figlio è vivo. E mi dice l'archivio tedesco, la contatterà, anche lui ha una storia incredibile da narrarle. Anche la famiglia tedesca era a conoscenza di questa storia. Così ci siamo incontrati, Johannes Lubeck, il figlio di Gottfried Lubeck, è un giornalista anche lui. Quando ho incontrato per la prima volta Francesco in aeroporto, mi sono commosso, ricordandomi la storia che mi aveva raccontato mio padre. E ho pianto, è stato un grande momento. Da questa storia nasce il libro Si accende il buio, una vera e propria favola di Natale con un lieto fine, la luce di umanità che si ribella agli orrori della dittatura, generando vita.